Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dino Vero, qui a giocare con Alessio a Factorio Space Age. Abbiamo appena fatto l'impianto della plastica, ma non c'è nulla che lo alimenta perché manca il carbone sul bus. Allora, il carbone sul bus, dove lo mando? Perché in realtà già lo miniamo il carbone, è una cosa che diciamo gestiamo. Avevo deciso di fare questa roba per la pietra, quindi questo sarà. Non so se serve la pietra per fare qualcosa, però potrei lasciare questa cosa qui libera per la pietra. Mattone. E il muro non lo devo mandare, manco il cemento, non ho idea. Guarda, io farò il carbone passa qui, ok? Il carbone lo farò passare di qua. Boh, se ci sarà altra roba in mezzo, vallo a capire. Quindi portiamo dietro sta roba. Allora, il carbone anche stavolta, mamma mia. No, non posso mettermi a fare sull'impianto dei rame, sì. Guarda, lo facciamo così, eh. Oh! Ok, ne facciamo un altro po'. Facciamo così. Facciamo così. Allora, ovviamente qui fai priorità di uscita a sinistrona, ok? Così prima mi vai ad alimentare la base e poi ci pensavo. Qua ragazzi non ho più finito nessuna miniera. Va bene, quindi qui abbiamo preso il coso. Guarda, mi manca pure qualche ripartitore e qualcun altro di questo. Abbiamo preso il carbone. Lo portiamo fino alla prossima cosa. Al prossimo city block. Lo facciamo saltare sempre in questo modo. Oh, chissà quanto sono lunghe le belt verdi, quelle underground. Questa lo scopriremo tra, penso, assai, eh. Mi sono tirato una granata sui piedi. A chi è? Non capita. Vediamo. Ok, allora, magari non su. Oddio, in realtà subito. Cerchiamo di togliercelo subito la divisione. Facciamola così, proprio subito qua. Così occupa meno spazio nelle cose più utili. No, qui deve subito andare, giusto? Fammi vedere. È questo il momento giusto? Sì, è questo il momento giusto. Quindi si procede verso il basso. Quanto spazio è qui? Sei uno stronzo. l'arberaccio. Ok, di è. Molto. No. Che sto fa? Pensavo che avevo già finito. Ti piacerebbe che hai già finito. E invece hai finito i cosi sotterranei, hai visto? Ok, quindi andiamo qua. Andiamo pure qua. Vai, ho finito il belt. Vai, finito il belt. Come ci piace a noi, ragazzi, come ci piace a noi. La macchina sta lontanissima. Ricordiamoci che appena si può facciamo l'armatura modulare e possibilmente le gambe per andare un po' più veloci, ma le gambe, se non sbaglio, si fanno con il lubrificante. O sono le gambe livello 2? Boh, le gambe livello 2 ci stanno a Factory normale. Mo' ricordo, mo' ricordo mai. Quindi facciamo un po' così. Niente. Fammi fare qualche altra cosa sotterranea. Qualcuno di questi. La macchina, ma la macchina non si può più alla macchina. Ok. Stranamente c'ho pure i tubi in saccoccia, eh. Allora, fino a mo' stanno tutto bene pure senza hub commerciale, ragazzi, eh. Senza mettersi a fare le fabbriche per le varie cose che dobbiamo utilizzare. Le stiamo facendo tutte a manella partendo da componenti immediatamente avanzati. E va bene lo stesso. Poi qui c'è un dettaglio fondamentale da fare, che è questo. Il bilanciatore 1x1. Ok, qui mi sono scordato un'altra cosa importantissima, quindi devo tornare un altro un po' più su. Perché per far funzionare questo impianto ci vuole pure il GPL. Allora, il GPL lo portiamo da. Ma ci arriva qualcosa? No, no. Mettiamo una pompa qui. Quindi facciamo salire non solo questo, ma anche il tubo. Non solo questa belt che ho appena costruita è quella dell'output, ma anche il tubo, che in realtà è quello di un altro input. Ok, anche il tubo cerchiamo di farlo passare esattamente a dove deve passare.
Questa sarà la plastica, eh? Ok, senti, andiamo a prendere GPL prima, così poi pensiamo a dove mettere la plastica. Mo che non c'ho più riferimento, sto impicciato, quindi facciamo con il fantasma. Allora, in realtà che sto a fare? Non lo so che sto a fare, perché devo decidere dove far passare il coso. Allora, il tubo lo farò passare su questa strisciata qui. Ok, quindi qui faremo. Qui passerà. Ma ce la metto una pompa là? Ma no, non è necessario, non è necessario. Qui passerà il GPL. Nel CD block, diciamo, impicciato, che è quello là dove sta il pallone della luce. Quindi è questo qui. In realtà sarà la prima corsia del CD block. Cioè del bus col palo della luce, ok? Quindi quattro tubi passeranno qui che stanno impicciati e qui dove fa, diciamo, tutte belte sotterranee per superare sto blocco. Altrimenti ci faccio passare i tubi, che è molto più comodo. Quindi qui farò così. GPL, come vedete, può andare sia avanti che indietro con questo sistema. Vediamo un po' qua. Ecco qua, già partita la plastica, ragazzi. Però questo non gli piace. Manca il carbone, te credo che manca il carbone, sì. Se fai un casino, ragazzi, se fai un casino, il carbone non arriva, ragazzi, se fai un casino, il carbone non arriva mai. Questo è proprio un casino, ho fatto proprio un casino, ti levate un po'? Qua ho fatto proprio un casino, raga, non mi dite niente. No, qua è proprio una merda, sì, devo dare ancora più. Oh. Una tragedia. È una tragedia, sì. Tensione. Tensione. Vediamo se così va bene. No, così è troppo appiccicato. Un altro indietro. No, è ugualmente troppo appiccicato. Ok. Eccolo qui. È lui. È lui, funziona. Oh, mannaggia. Ok. Tiè. Ecco qua. Mi ero completamente dimenticato di collegare il carbone pure dall'altra parte. E senti, visto che mo c'ho un miliardo di carbone in saccoccia, mettiamolo qui. Ok, ottimo. E qui ragazzi, questo se beve tutto il GPL che fai, carco. Ma in realtà il GPL ti serve pure per fare altre cose. Ho già fatto anche la scienza blu. Allora, finiamo di fare le cose più inutili possibili, tipo bulk inserter. Al momento non mi serve proprio capacità degli inseritori sul bulk inserter. Qui, pure sull'inseritore normale, ok. Qui c'è la scienza ble, esplosivi, l'armatura modulare. Metti a fare roba a caso. Ok, quindi sta fabbrica è pure fatta bene perché quando servirà, io qua in realtà devo spostare un'altra volta sti braccetti. Però insomma, quando sarà, posso mettere un faro qua dentro, ok. Quindi in realtà se ci pensi già c'è tutto lo spazio che ti serve anche per potenziarla all'inverosimile. Tecnologia. Ammazza come sta a fare tecnologia. Anzi, sta andando veloce, eh. Ok. Allora, mo mi serve right now lo zolfo. E l'acido solforico. Quindi mettiamo qui. Ho già fatto qualche altra cosa, ma credo che non basti, perché mi serve pure lo zolfo va a botte di due. Sì, quindi mi servono almeno. Dov'è? Dov'è? 1, 2, 3, 4. E poi penso 1, 2, 3, 4 per l'acido solforico, ma non so quante ne ho fatte. E guarda, penso che lo schema sia uguale, solo che c'è bisogno dei due tubi.
Ok, solo liquidi, quindi questo se... Ah, c'è qualcosa di nuovo qui? È quality module. Ok. Sì, qualcosa di nuovo c'è. Ok, quindi facciamo qua così. Facciamo così. È identico. Oddio, in realtà vorrei. Mo che ci penso, qua c'era bisogno dello spazio per farlo, quindi. Qua era meglio da fare così, così. E mettere il palo della luce qua, su sta linea. E lasciare lo 3 di spazio qui per poter fare il coso. Mo. Ah vabbè, aspetta, non c'è bisogno di nessun cavo, di nessun palo della luce qui a fianco. Perché qui non c'è più bisogno di niente. Sono tutti dubbi. Oh, mo è un po' tricky. Oddio, è tricky. Non è tricky. Fammi un po' impiccio. Proviamolo un po' uno schema nuovo. Proviamo un po' uno schema nuovo, zio. L'inversione funziona solo se si sta in direzione nord-sud. Proviamolo, questo qui è una cosa diversa. Proviamo un po'. Oddio, viene sexy qui, eh. Allora, viene sexy questa cosa di poter invertire la ricetta. Guarda qua, qua colleghi solo l'acqua. In questo modo. E qui poi colleghi il GPL. Però non si può più invertire il tubo. Si vede che. O il pulsante H è diventato un'altra cosa. Non si inverte più, basta. Non si inverte più. Flip. Ah, oddio, ecco qua. No, no, va, ok. Benissimo. No, è mo tutto qua a casa. Va bene, eccolo qui. Beh, ragazzi, è veramente comodo così. Raga, molto meglio, perché se mo dovevo usare una linea in più, in realtà ho effettivamente risparmiato una cosa, perché altrimenti avrei dovuto fare così. Se può fare uguale, se state a girare a Factorio senza il DLC, credo che la patch valga lo stesso. Quindi sta cosa di poter invertire con H la costruzione, cioè l'ingresso del liquido lo puoi fare allo stesso modo, però in questo caso avrei dovuto fare così. Questo lo porti. Guarda, dovevi fare così, tieni. Questo lo fai così. Invece questo lo devi portare ancora più lontano e fa così. No, non è vero. Un altro ancora, un'altra distanza ancora ci vuole qui. E lo fai col coso sotterraneo. Quindi in realtà questo qua lo può pure fare completo senza cose sotterranee. Tiè, questo lo può fare così. De facto ho risparmiato due linee. Due linee. Potevo ugualmente anche con la versione vecchia fare diversamente, ma sarei stato costretto a distanziare gli impianti chimici di almeno uno spazio, ok? Se avessi fatto così non sarebbe successo niente in questa fase del gioco, ma attendere, ricordiamoci, io qui dentro ci voglio mettere in faro. Se ci metto faro... Ah no, aspetta, questa è la logica da Space Exploration, ragazzi. Il faro non lo devo mettere qua, devo mettere i fari tutti intorno alla fabbrica. Attenzione, vabbè, mi sono fatto un film da solo, però è pulita lo stesso la situazione. Va bene. Vabbè, abbiamo risparmiato uno spazio, ragazzi. Abbiamo risparmiato uno spazio. Ah vabbè, comunque come fase iniziale ci posso ugualmente mettere un faro qua dentro, non è la cosa più diciamo conveniente possibile, ma ugualmente posso aumentare un pochetto la produzione di sto coso con l'aggiunta di un faretto, insomma. Mo da dove abbio l'acqua? Mo da dove abbio l'acqua? Mo da dove abbio l'acqua? Allora, ma come si gioca a Factorio normale? Senza che c'è il DLC, cioè anzi il mod di mettere la pozza d'acqua. È un macello, mo. Allora, qui facciamo 16 zolfo. Allora, 16 zolfo. Poi un po' deve essere lavorato nell'acido solforico. 5 zolfo, ah, faccio del cazzo. Quindi in realtà ne posso mettere al massimo 2. Ok? Allora, ne voglio mettere 2, ma questi 2 non voglio. Allora, di solito io li metto appresso a questi qua. Stavolta non farò così, li metto de fianco.
Li metto di fianco e ho visto una cosa abbastanza stronza, è che qui c'era l'acqua, quindi io qui devo fare al contrario. Ok. Ah no! Non devo fare al contrario qua. Devo fare al contrario qua. Questo è un modo di ragionare diverso. Non sono ancora abituato. Oh, ok. Yeah. L'acqua deve stare de fuori. Vabbè, qua era indifferente, però qua mi serve l'acqua de fuori. In questo modo. In questo modo. Guarda, se lo faccio proprio appiccicato. Ne voglio fare due. Guarda, qui in realtà devo fare così. Anche se non è elegante questa cosa, questo coso in mezzo lo devo fare così. Perché così eventualmente ci posso attaccare 4 di questi qua. Così risparmio più spazio possibile. Bene. Ok, un altro pezzo avanti. Allora, qui c'ha senso fa così. Allora, mo questi ragazzi consumano un fottio di zolfo, 5 addirittura. Quindi forse c'ha senso fare almeno qualche inseritore multiplo. Che si fanno con la plastica. Ma poi posso fare a mano? O posso fare a mano il circuito rosso? Boh. Sì. Ok. Uno, proprio uno. Proprio uno. Va bene. Guarda, qua si fa così. Guarda la roba che devo fare per fare solo un inseritore. Tiè, mettiamo qua questo. Questo è per lo zolfo. Poi voglio il rame. Cioè, sì, il rame e il ferro. Mo il tubo dove passa? Il tubo passa tranquillamente qui. Quindi questo è lo zolfo, questo è il ferro. Lo zolfo fa così. No, perché? Perché ho filtro, scusa. Ok. Ok, eccolo qui, il ferro arriva da là, l'acido solforico lo accumulo qui, lo pompiamo e lo mettiamo in un container. Tieni, ecco qua, ragazzi, semplicissimo. Un po' diverso dal solito, abbiamo utilizzato qualche cosa nuova. Ok, guarda ragazzi, entra preciso nella distanza tra le due lampade, pare che l'ho fatto apposta. 1, 2 e 3, tanto questi occupano come casette di distanza. Ok, lo facciamo qui. Tiè. Mo devo smontare tutto. Però la distanza è questa. Allora, in linea teorica in un city block ci vanno 3 linee di fabbriche. Vediamo se ce la facciamo a mantenere sta media. Alcune me le sto tenendo tutte libere, tipo il city block del petrolio, perché lì ci voglio far entrare una fabbrica gigante per il petrolio. Oppure, non so, il circuito verde, io la tornerò indietro con la plastica che sto a fa, e a fianco al circuito verde ci faccio il circuito rosso. La stessa cosa con col circuito blu, che farò una terza colonna che vedremo lì. Diciamo che io voglio fa qua, in questo city block. Ma dov'è il coso delle risorse? Ok, qui faccio il circuito verde. Ma disattiva un po' l'inquinamento che... Sì, però dopo mi scordo e succede un casino. No, vabbè, tutto a posto. Qui voglio fare circuito verde, circuito rosso, circuito blu. Qui stiamo a fare tutta la roba chimicona. Qui tutto impianto petrolifero. Qui tutte le scienze. Insomma, alla fine sarà una base abbastanza complessa e compressa. Sta cosa di invertire la ricetta, raga, incredibile, raga, qua. Incredibile. Guarda sto palo dalla luce. È più che preciso, sì. Un altro non lo posso fare, eh. Ok, va bene. Non manca l'impiccio per collegare i vari liquidi. Però non è così tragica la situazione. Ricordiamoci che anche qui posso raddoppiare semplicemente facendo un copia e incolla. Quindi più easy di così.
Ok, via. Qui devi arrivare al ferro, che già sta sul bus, quindi più facile di così non si può. Ok. Con questo lo collego alla corrente, quello alimenta. Mamma mia che precisione! Mamma mia che precisione! Ok. Ok, qua ho fatto un casino. Ok. Mamma mia, i dubbi. Ok. Tiè. Ci sta capito, ho risparmiato un fottio di linee di spazio grazie a sta cosa di invertire le ricette. E cioè sono pure riuscito ad attaccare la fabbrica dell'acido solforico in un altro modo. Incredibile, incredibile la feature di utilità che mettono in questo gioco. Ricordiamoci che è tutto liquido quello che entra qua, quindi a parte il ferro per l'acido solforico, quindi non fa niente. Ok, poi ci pensiamo a domandarlo. Il ferro dove sta? Eccolo qui. Mo qua ci vuole per costruirlo questo, eh. Sicuramente ho sbagliato. E senti, ma. Ok, l'altezza è questa. Oh, zii, levate un po'. Ok, tiè. E ti è incredibile. Qui andiamo a piazzare sta roba. Quattro belt sotterranee, ho finito, basta. Ok, basta. Intanto stiamo andando avanti le ricerche. Se riesco a trovare altra roba inutile, ce la metto. Inutile al momento, poi serve tutto in realtà. Anche qui, fortuna che abbiamo automatizzato tutto, perché sennò sto ferro quando si riempiva mai. Cioè, l'abbiamo automatizzato anche nel modo corretto, perché abbiamo fatto proprio una linea completa di ferro con tutte le fornaci. Allora, dove sta? Tiè, dammi qua. Fammi raccogliere qui. Questo c'è un palo rotto. Ok, dammi un'altra roba. E senti, un altro, eccolo. Me ne serviva uno solo. Palo da luce, cioè, anzi, l'inseritore verde. Questo prende uno stack. Cioè, anzi, non è quello che prende lo stack. È quello che prende un bel po' d'oggetti contemporaneamente. Poi il bulk inserter, non so quando se sblocca, ma non è proprio aria, perché mi ricordo che il bulk inserter si faceva con tutti i materiali strani. Quindi mi sa che già dovremmo essere andati in uno spazio per fare bulk inserter. Quindi mo, il ferro arriva. Il GPL non arriva, ma per fare il GPL è super easy. Basta che fai così. Non è vero. Lo facciamo da qua. Non c'ho la pompa. Ah, vabbè, però dai, si può fare. Ok. Andiamo a prendere direttamente una riga per copiare. Oh, abbiamo finito i tubi sotterranei. Questa è proprio una forma di dolore. Ok, guarda, intanto faccio così. Cogliamo l'occasione di mettermelo questo. Andiamo a raccogliere questi tubi.
Per fare ascienza blu, in realtà, che devo fare? Zolfo, circuito avanzato. Ok, lo zolfo l'abbiamo appena fatto. Circuito avanzato si fa con la plastica. Erano necessarie entrambe le cose che abbiamo fatto. Quindi fammi prendere una trench di ferro importante. Ok, eccola qui. 40 tubi. No. Ah, in realtà 80 perché vengono fatte a coppie di due. Ok. Poi dopo di questo che mi serve? C'ho tutto? Boh, pare di sì. Andiamo là. Ma che dolore, carco. Finito tutto. Senti, qui per capire a che distanza devo fare il salto underground con sta roba, devo fare qualche fantasma. Ok, allora. Bene, sarà questo. Questa è la distanza a cui devo fare. La situazione default, diciamo, di questo pezzo di corsia. Ok, tiè. Per farla tutta precisa e stampabile, la facciamo a distanza massima. Ok? Distanza massima io voglio fare. Questa è poi è precisa, perché guardate qua. Tu ci metti questa. Poi tocca capire se ci metteremo la pompa a fianco. Ma guarda qua, eh. Se lo mettiamo su tutta la linea. In realtà finisco esattamente addosso al pallone dalla luce dell'altra parte del CD block. Il CD block è studiatone, cacco, eh. No, non è vero. No, non è vero, cacco. Finisce un po' prima, vabbè. Comunque è ottimale. È ottimale. Che leva tutto. Quindi basterà che mi pio sta striscia qua. E me la copio in collo quando devo fare degli impicci da qualche altra parte, vedi? Per fare un'altra linea dei tubi. Ok, il GPL arriva fino a là, mi serve ancora il tubo, guarda, non uso uno di questi, così mi arriva qualche tubo, ok. Ah, posso trascinare pure i tubi sotterranei, ragazzi. Allora, qui è arrivato il coso dappertutto, va bene, il GPL è arrivato dappertutto, qui manca ovviamente lo zolfo e l'acqua. Ora devo collegare anche l'acqua, che verrà fatta in qualche modo. Mo l'acqua. L'acqua. Mo devo portare pure l'acqua sul basso. L'acqua sul basso è una merda, raga. Cioè, mi rifiuto. Non ho mai fatto. Vabbè, lo faccio al secondo basso, diciamo, dei tubi. Chissà se serviranno mai più bassi dei tubi. Guarda, l'ho appena fatto, preciso. Posso usarlo qui. Ci sta della roba in mezzo a impicciare. Ok, prima corsia qui sotto. Tiè. Ok, l'acqua passerà da qui. Cioè, basta con l'acqua, raga. Ok, ricordiamoci che queste pompe ci devi mettere un pavo dalla luce a un'altezza appropriata. Lo mettiamo anche di qua. Per quando servirà, adesso in realtà non serve. E mo posso prendere questo qui. Toglierci sto coso. Toglierci questo. Ok. Non ci arriva. Non ci arriva. E mo come faccio? Non ci arriva. Da quando è che non ci arriva? Ah, quindi si blocca dei. Cioè, i tubi devono passare solo dove non c'è il palo, ok? Sempre troppo abituato a giocare a quelli moddati, ragazzi. E quindi proprio esattamente dove non c'è il palo posso far passare i liquidi. Ok. Allora questi dovranno stare pari col coso. Devo cancellare tutto, raga, mi viene da piagne. Ti cancella tutti questi cosi. Dovrò spostare pure il GPL.
Che balle. Ok, togli questo. Questo c'ha io qua. Ah, ok. Vedi che era preciso il city block qualcosa. C'avevo dei vaghi ricordi che era preciso il city block pure per i dubbi. È preciso a patto che cada esattamente alla fine del city block, come vediamo. Quindi guarda, questo passa qui e sarà quello dell'acqua. Ok. Ma qua devo allungare così. Tiè. Togliamo tutti questi dubbi qua. Bene. Ok, mo devo fare. Devo collegare l'acqua, raga. Devo collegare l'acqua. Allora, togli tutti i rulli, tutti quelli sotterranei. Questi qua li togli. Togli pure questi. Beh, così è easy, eh. Ah, qua intanto giustamente abbiamo finito 30 miniere. Ok, vai. Vai, si può procedere. Beh, guarda qua che casino. Ok, stiamo qua. Posso togliere qualche minierona? Qui c'era bisogno di sto palo della luce? Ah, ok, sì, perché qua c'è stato. Sta linea delle cose si è collegata con il palo della luce di sotto. Qui posso togliere anche questo. Stiamo cominciando a finire le risorse. Il carbone lo vedo già un po' più striminzito. Vabbè, senti, l'acqua passerà da qua. Ok, ce l'ho per fare una pompa dell'acqua underground, yes. E quindi mo spostiamoci lì. Spostiamoci lì e facciamo scendere la pompa dell'acqua. Quanto sta l'inquinamento, fratello? Oh, ok, dai. Comunque gliene frega niente a coso alla base là sopra, eh. Cioè, non sta inquinando manco per finta. Capacità degli inseritori, a proposito, qui si fa così e poi si mette una pompa. E mo? E mo ce ne vanno due di questi. Fammi capire, quindi per giocare a Factorio normale ti devi ricordare a un certo punto devi fare i treni dell'acqua? Come funziona Factorio normale? I treni d'acqua devi fare? Ok, fammi fare qualche tubo normale. Ecco qua, ragazzi. Abbiamo collegato, fammi vedere se funziona. Oh, e però si è rotta. Qui non ho fatto l'angolo dell'acqua. Mamma mia, che macello. Fammi riandare là. Oh, eccomi qua. Qua mi serviva st'angoletto. Qua. Easy. Ok, dai, questa era una correzione molto più easy del previsto. Quindi, però qui in realtà è più importante l'acido solforico. Quindi do priorità alla creazione dell'acido solforico. Tutti e 16 i nostri pezzi di zolfo andranno qua dentro. Permettere la produzione a bomba di sta roba. Poi in realtà questo consuma 10 al secondo, quindi tra un po' si accumulerà e la roba continuerà ad andare ugualmente avanti, eh? Ok, oh, raga, abbiamo fatto un altro pezzo importante. Oh, ci è voluto, mamma mia. Non andava bene il cazzo. Ok, sarebbe pure da andare a correggere il bus del petrolio. Però abbiamo fatto un bel po' di roba. Allora, ragazzi, nelle ultime puntate
Scienza rossa, scienza verde, ricerche, acciaio automatizzato, torrette, munizioni e macchina, raffinerie di petrolio, avamposto difeso autonomo per il petrolio, plastica, zolfo, acido solforico. Beh, insomma, abbiamo fatto un po' dei cazzi, abbiamo pure spostato l'impianto energetico e l'abbiamo anche predisposto per poter estendersi fino a fine CD block, quindi abbiamo fatto un bel po' di roba, ragazzi. Io direi che ci possiamo ritenere soddisfatti. Io con questo vi saluto e anche per la sessione di oggi, questo è tutto. Nella prossima sessione e registrazione faremo circuito rosso e scienza blu. Penso che ormai ci siamo. Fammi fare un controllino giusto per capire la scienza blu che mi manca. Zolfo, circuito rosso, motore. Il motore si fa con l'acciaio, ce l'abbiamo anche sul bus, anche se non l'ho mai portato oltre qui. Sì, abbiamo tutto. Scienza blu si può fare. Con la scienza blu, famo un check che si può fare. Raga, ma perché non l'ho fatta? L'avevo utile dell'estrazione, è tipo fondamentale. Mi sembra presto per fare i moduli, ok, poi ci stanno i pannelli solari per la schiena. La batteria per la schiena. È cosa per camminare sui rulli del coso, la visione notturna, va bene. Insomma, un po' di roba c'è inutile, ma soprattutto la produttività dell'estrazione che è fondamentale, così ci darà un po' di produttività, appunto. Quant'è? 5-10%? 10%, la sai? Va bene. Comunque, ci siamo, abbiamo un bel po' di roba da fare, insomma. Che punto stiamo nel gioco? De fatto avremmo fatto al massimo il 25% delle ricerche. Poi ricordiamoci che si complica sempre di più, quindi in realtà a un certo punto rallenteremo. Quindi al massimo il 25% delle ricerche che diventeranno sempre più lunghe da fare. Va bene, ragazzi, io con questo vi saluto. Ci vediamo alla prossima puntata. A presto!